Andiamo a Foggia, un museo tattile per non vedenti, succede a Foggia appunto per un'iniziativa dell'Unione Italiana Ciechi e l'Università Roma 3. Sergio De Nicola. Toccheremo diversi materiali originali, ma anche diverse ricostruzioni, perché io le parlerò della preistoria e la preistoria è soprattutto immaginazione. Si La tocca prima per cosa. vedere nel museo dell'Alto Tavoliere di San Severo, dove in questo modo viene esaltata la magia dei Allora, sensi. l'unica parte Lo studio e originale la in realizzazione di un percorso tattile dedicato ai non vedenti, attivato in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e con l'Università Roma 3, Master in Didattica Generale e Museale. Mira ad una paritaria accessibilità ai contenuti del museo, in questo caso le sculture di Luigi Schingo e di reperti della collezione archeologica, ceramica ed utensili preistorici, tombe e stele daunie, plinthi di colonna, rilievi funerari, macine granarie, anfore da trasporto. Ecco, dall'alto possiamo toccare appunto la collana. La sensazione è bellissima e poi si ha l'idea chiara di una cosa. Per noi non vedenti è un fatto molto importante perché noi soltanto con le mani riusciamo a individuare quello che sta su una stele d'auna. E prossimamente nelle sale del museo dell'Alto Tavoliere verrà attivato anche un laboratorio plurisensoriale, olfattivo, uditivo e tattile per godere delle bellezze del passato con i sensi del presente.